Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovesimo video. Bene, oggi siamo su una nuovissima parte di Sonic Rivals 2 e quest'oggi andremo a finire la storia di Knuckles facendo le ultime due zone, la Mystic Hunt e vabbè, poi il coso di Ifrit. Quindi direi di iniziare la zona 5 out 1. Espio, I didn't see you come in here. Ability of the Chameleon. Oh, right. I don't suppose you've seen Shadow or Eggman around. No, why? I think one of them has the Master Emerald. Why should I care? Be gone. Ecco, gentilmente detto. A me che cazzo me ne frega a me? What the? Some help he is. Fine, I'll collect some rings for this detector then. Ok, di nuovo un altro livello dove devo solo lottare con gli ring, quindi nulla di, diciamo, di frettoloso. Certo, non c'è il timer, quindi posso prendermi tutti questi ring quanto voglio. Ecco, ho colto i ring, ma intanto sono stato anche colpito da fantasma, ma dettagli. E ce n'è un altro che mi ha colpito anche se ero distante, ma dettagli. 8-2. Qua c'è una particolarità perché gli avversari saranno a caso. Quindi provate a indovinare chi devo affrontare. Mm? Metal Sonic, you're Eggman's creation, aren't you? Perfect! I'll smash you up good and you'll lead me right back to your master! Sì, qua dovevo affrontare Metal Sonic, nonostante prima abbiamo avuto che fare con Espio, quindi non dovevo affrontare lui, nell'allato 2. Vabbè, questo è una lotta 5, minchia, bisogna vincere nei 5 round, quindi ci vorrà un bel po'. Vabbè, intanto ne ho già vinto uno. That was too easy. Still got it. That was too easy. Woohoo, con un bel pollo vinco contro Metal Sonic. Vabbè, 5-2. Stavolta non sono riuscito a batterlo proprio senza fine capo, ma dettagli. Atto 3, quindi dovremmo usare Rouge. Silver, what are you doing here? Looking for more chow to save the world? Yes, one day you'll thank me for saving your planet. How noble of you, with the cute little chow no less. Just tell me where they are. If you have some chaos emeralds, I might be able to help you. This is serious. If I don't find the chow in time, you won't have any use for the emeralds. I'm serious too. I never joke around when there are emeralds at stake. So are you going to help me or not? I think no. See you later, Silver Boy. Hey, come back here! Ecco qua, Rush che dice, io me ne vado ma Rush, ma Silver mi deve stare attaccato al culo, quindi fantastico, di nuovo contro Silver in questo livello. Era già successo anche con Metal Sonic. Quindi è probabile che durante la storia di Silver dovremmo affrontare Rouge e poi Metal Sonic. Allora qui devo stare attento perché Silver ha la sua abilità fastidiosa, quindi tank può tipo a cacchio, mi fantasmi qui. Grazie per aver fatto il passaggio, io me ne vado. Are you ready for this?
my treasure. Unbelievable. Che culo, Madonna. Che culo. Ok, ora tocca il boss. Eggman, Knuckles and Rouge are following me. They'll be here soon, with 6 Chaos Emeralds. We'll go in search of the remaining emerald. I'll leave the rest to you. Well done, Shadow. I'll handle the rest. Those Chaos Emeralds are as good as mine. Shadow and Eggman, finally! Tell me where the Master Emerald is, now! I have no emerald for you. Now, Rouge, give me the Chaos Emeralds as promised. As promised? So you're my... Sorry, I've changed my mind. The Chaos Emeralds are staying with me. I finally found you! Party's over! Not you again! I'm tired of you! Tired of all of you! E con l'altro dobbiamo affrontare Espio, anche se... Marco c'era nella... nei livelli con... Marco, sono dettagli. Ok, fatto, l'ho battuto. Sì, ho battuto sia Eggman che Espio. Ora dobbiamo andare avanti. We had 6 Chaos Emeralds. 6! I've never had that many in my life. Now I won't get paid. Who did you say you were working for? Wait, did you hear that? Look, the portal is opening up! Huh? But to open it, you're supposed to have all 7 emeralds. If we only had 6, why is it still opening? Non lo sappiamo i perché. Consultate la storia di Shadow e Metasonic. That doesn't matter! We've got to stop it before that monster gets through! Come on! Wait! What are you doing? We can't go in there! Now's our chance! Let's go! No! Let go of me! Eccoci qui, ragazzi, all'ultima zona, il Chaotic Inferno. Atto 1, quindi con Knuckles. I probably should have come up with a better plan before I just barged in here. Rouge! Where are you? This area seems very unstable. I better get out of here and quick! Vabbè, questo è una gara a tempo, quindi qui adesso ci si sbriga velocemente. Ecco, una cosa che non hai tubo sarà abbastanza difficile, quindi vediamo di muoverci. Tattone di qua, andiamo su questi tubi. Vabbè, tanto il percorso mi sa che più o meno l'avete capito com'è, perché praticamente è la terza volta che facciamo questa, diciamo, strada. Quindi vabbè, sicuramente per forza devo mettere dettagli qui, perché sennò scordo che vi stuferebbe vedere di nuovo questa strada che tante volte. Secondi, vediamo se il nostro Knuckles ce la fa. Veloce, sì, ce la facciamo. Ed ecco, con 2 minuti e 4 secondi. Dogetto ring e basta. Lato 2 non c'è in questa storia, quindi andiamo subito con Rush. Knuckles must have ditched me. I'd better find him quick. Oh, and he's gonna pay for this. This place is way too hot. I'd better get a move on fast. Sì, vabbè, anche qui con Rouge è la stessa cosa, di nuovo prova a tempo. E stavolta non c'è nessuno, quindi... Yeah! Che bella gioia!
Fiore, a Kurusha e ci ha fatto, vabbè. Non è che c'era molto da descrivere su questa zona qua, perché era il solito proprio fatempo su Sonia che abbiamo già fatto, quindi l'unica cosa interessante da fare ora in questa zona è solamente il boss finale. Quindi facciamolo. That creature! That must be the Ifrit! I bet Eggman stole the Master Emerald to revive that thing! Non è così, ma pensa come pensi. Huh? Rouge, there you are! What's wrong? You're too quiet. Yes, Master. I will defeat Knuckles. What the? No, he's controlling you! Ma a sto punto perché non controlla anche te? Beh, Ifrit è scemo qua. I don't want to have to do this, but I have no choice. I need to get the Master Emerald back. Wait a sec. Rouge is trying to break free, but there's no time. I'll have to fight both of them. Boh, ma io non ho capito se questo Ifrit ha la capacità di controllare le menti. Perché non controlla le menti di tutti e faceva prima Eggman? Vabbè. Invita Eggman nega a conquistare questo modo schifoso. Cioè, boh. Vabbè, con questo io dovremmo di nuovo a sconfiggere Ifrit 8 volte e qui Rouge è già crepata. Grazie Ifrit, la controlli ma poi la ammazzi. Vabbè, io con X gli do una bella testata perché sono pure morto, ok. Va bene, non so come diavolo ho fatto, ma l'ho colpito, ma poi sono anche morto, ma ok. Vabbè, fortuna che in sto gioco non ci sono le vite. Cioè, più che altro, non ti fa fare da capo se muori. Grazie a Rouge che gli ha fatto male la testa. Ecco va. Vai, mi cacchio, io proprio ti odio Rouge, oppure perché sono contro, non si sa mai. Poi ecco qua, ce l'abbiamo con Rouge. Colpo la testa. Eccoci la testa, che cacchio. Ok, scendiamo. Devo aspettare che lui finisce di sputtare le solite palle di fuoco e riuscire a coprirgli la testa. Adesso le ho schivato tutte, vabbè, non è che sono così difficile da schivare le sue palle di fuoco, ma ok. X, CMX, cerchio. Ecco, siamo già qua, siamo a metà. E già testa molto alta, quindi non dovrei fare un game over. Ok, grazie al Rouge che ha ferito Ifrit. Non si capisce niente perché c'è questo fiamma ovunque, ma ok. Ecco qua Rouge in questa lotta mi sta proprio aiutando invece che cercare di ammassarmi. Se io deficiente vado sotto le fiamme. Ecco, se su 8 ne mancano solo 2. Ok, adesso ce l'ha con me, ma che cacchio io vuoi? Ecco, decidi con chi cacchio stai Rouge. Ha detto a fuoco o ti ha colpito? X e... ok, devo solamente fare un colpo e fine. Appena quello sputta il fiamme al suo corpo.
Sì, Roche, però che cacchio, mo mi te fastidio adesso. Ok, aia, il fuoco, aia. E tanto ora lo uccido. Sì, oh, non è il ring, ma sti gran cacchi, tanto ora Kuroshi le do un pugno e poi Ipto cade da boom ed è morto. Una bella S, che bello come ultimo livello di Knuckles, una bella S. 4 volte, 8 volte. Qua per aver finito la teoria con Knuckles. La moto di Shadow e ora è filmato. Rouge, are you all right? Yeah, sort of. Well, we won, but there's still no sign of the Master Emerald. Eggman must still have it. Hey, the Emerald detector's damaged. Wait, look, my Master Emerald! It's been in this stupid device all this time? No! Cioè, fammi capire bene, avevate lo smeraldo gigante dall'inizio del gioco, di un aggeggio e non ve ne siete accorti? Ma poi come Tramurta fa uno smeraldo gigante ad entrare in un aggeggio? Che mica ci avevano, un gigantesco aggeggio? Boh, io non ho capito la logica. You never change, do you, Knuckles? Still, you were pretty dashing and daring this time around. Huh? You really think so? I mean, I don't think I was really all that. Hey, where's the detector? Nothing ever changes with you, does it? Anyway, thanks for the Master Emerald. Ecco Rouge la bastarda che ritorna. Wait! Wait, you bat thief! Get back here! E poi mi dite da dove cazzo è nata ta ship se questi si odiano, boh, non ho capito. E niente, qui già si conclude la storia di Knuckles. Io e quindi il video finisce qua. Noi alla prossima parte andremo avanti nel gioco facendo un'altra storia, stavolta con Silver. Così facciamo il duo di Silver ed Espio. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte con il personaggio di Silver. Ciao ciao!